500 valli che devi attraversare, 500 strade che ti portano. Buongiorno, vediamo oggi come si utilizza la macchina Bichot, la macchinetta che serve per fustellare, cioè per tagliare la carta, il feltro o qualsiasi altro materiale che può essere tagliato con le forbici. Cosa contiene la scatola? Contiene la macchinetta, il tappetino multifunzione che serve per utilizzare la macchina con diversi tipi di fustelle e di accessori, i tappetini da taglio, una coppia. Quindi per utilizzare la macchina basta semplicemente aggiungere almeno una fustella. Per esempio vediamo questa che è una fustella con un motivo floreale che servirà a tagliare questi tre diversi tipi di fiori. Vediamo intanto la funzione di taglio. Per tagliare con le fustelle spesse, le fustelle che possono essere usate per tagliare sia la carta che la stoffa, devo usare il tappetino da taglio trasparente, la fustella che viene appoggiata sopra il tappetino, il cartoncino che voglio tagliare oppure la stoffa. Poi devo mettere l'altro tappetino trasparente e semplicemente infilare sotto la macchina e girare la manovella. Sogneremo un bosco dentro al quale riposo. E questo è il risultato. Frutti dolci, buoni da mangiare, morbide foglie su cui poter dormire. Ecco la stessa operazione fatta con il feltro. Prendo il feltro, lo appoggio sulla mia fustella e come al solito tappetino trasparente, infilo sotto la macchina e giro la manovella. La macchina taglia comodamente il feltro fino a 5 mm di spessore e vedete che il taglio è perfetto. Questa cosa può essere fatta anche con del cartone da cartonaggio da 3 mm. Devi attraversare 500 strade che ti portano verso il mare, 500 sogni che potrai realizzare, 500 alberi. Vediamo adesso come si realizza l'embossing, cioè il rilievo sulla carta usando le texture plates, cioè queste placchettine che hanno un disegno in rilievo, uno da una parte e uno dall'altra. Utilizzo il tappetino multifunzione aprendo la prima pagina, infilo sotto la macchina, appoggio la placchettina col disegno in rilievo, appoggio il pezzo di carta che voglio imbossare, un tappetino da rilievo morbido, un tappetino da rilievo rigido. Dopodiché basta girare la manovella come al solito. E questo è il mio risultato. Vediamo ora un altro modo per ottenere l'embossing utilizzando le testole d'impression, cioè queste mascherine fatte a bustina. Scelgo una delle mascherine. All'interno metto il cartoncino che voglio imbossare. Utilizzo il tappetino multifunzione sulla prima pagina. Metto un tappetino da taglio trasparente, la mia bustina col cartoncino, l'altro tappetino da taglio trasparente e come al solito giro la manovella. 500 sogni che potrai realizzare, 500 storie. E questo è il risultato ottenuto. 500 storie per una sola 500.